Ciao a tutte ragazze, oggi questo video l'ho fatto io, cioè Erika, o Kalen Piglia Male, e vi voglio parlare di una cosa che è abbastanza comune ormai anche in Italia, che è il Decoden. Che cos'è il Decoden? Il Decoden è una tecnica per decorare appunto che era nata in Giappone, se non sbaglio, e all'inizio era nata solamente per decorare in modo molto bizzarro, diciamo, le cover per i cellulari. Questa è la cover di un telefono che ho comprato per una ragazza che ora dovrò decorare appunto perché me l'ha ordinata. Comunque, questa tecnica si è diffusa e diciamo che ora si usa non solo per i telefoni, ma per decorare moltissime altre cose. Per esempio, si decorano le scatoline, tipo questa, oppure si usa anche come tecnica assieme al fimo, tipo questo. Qui avevo decorato questo macaron appunto con questa tecnica. Ho riempito di panna, diciamo, il macaron e poi ci ho messo le decorazioni, eccetera. Oppure, ad esempio, questo segnalibro, che si è anche rovinato, no? Vabbè, questo segnalibro. Oppure avevo fatto anche delle cornici, adesso purtroppo non ne ho qui per farvele vedere. E voglio parlarvi un pochino appunto di che cosa serve per cominciare a fare questa cosa molto carina, secondo me. Dunque, innanzitutto la panna. Che cosa si usa per fare la panna? In America hanno addirittura un giocattolo, diciamo, che viene usato apposta, che si chiama Whipple. Ed è appunto una panna finta che si usa per... Se, che se non sbaglio vengono dei kit e penso che siano dei giocattoli in realtà, che poi le creative americane li usano anche per fare i video. Anche in Giappone vendono appunto un sacco di queste panne finte proprio perché è nato lì questo modo particolare per decorare appunto. Noi che siamo italiani e non abbiamo niente di tutto questo, ci accontentiamo di una cosa che sicuramente è più comune e non essendo un giocattolo si trova anche a meno, secondo me, che è il silicone. Ecco, adesso non si vede un accidente. Vabbè, è silicone comunque. Dunque, intanto per cominciare non c'è una marca migliore, una marca peggiore, esistono semplicemente i tipi di silicone e sono solo due, quindi è molto semplice. Esiste il silicone acrilico, come in questo caso, che però non mi è mai piaciuto granché perché... Una volta, allora, non ha odore, questo sì. L'unica cosa buona è che non ha nessun odore praticamente. Il problema è che quando è asciutto, in questo momento non ho esempi da farvi vedere, diventa un pochino grigiolino e resta opaco. E la cosa sinceramente non mi piace molto, mentre questo qui, non so se si vede, è il silicone acetico e come vedete rimane molto brillante e bianco e lucido e infatti mi piace molto di più, anche se questo purtroppo puzza abbastanza. Però comunque io lascio le creazioni un paio di giorni sul davanzale a far andare via la puzza, ecco, e la puzza dopo non c'è più, dopo un po' se ne va. Quindi voi scegliete pure il silicone che preferite, io compro di solito quello che costa meno, lo compro acetico, quello acrilico non lo uso quasi mai, però lo compro acetico perché mi piace di più appunto e poi io l'ho trovato in una marca, al Brico, che costa tipo 2 euro ogni tubetto ed è abbastanza poco. Poi vabbè, vedete voi quale preferite. Si può comprare al Brico, in ferramenta, a volte lo vendono anche al supermercato, quindi si trova piuttosto facilmente. Poi vi servono queste. Queste sono le sac à poche, sono proprio quelle che usano i pasticceri per usare la panna, appunto, per mettere la panna. Questa è usa e getta, infatti è molto comoda perché il silicone, togliere il silicone da una sacca è veramente un'impresa ardua. E io questa la compro sempre in una ferramenta, però quella ferramenta appunto vende cose per casalinghi, tipo stampi, per dolci e varie di queste cose da cucina. Quindi informatevi su dove vendono queste cose da cucina. Io lì ci compro sia queste che queste. Come vedete non ho ancora tolto il silicone. Comunque queste qui sono le punte da pasticcere sempre e si usano sempre queste. Io uso questa stella per fare questo effetto che mi piace molto, però poi ce ne sono di molti tipi. Queste esistono sia appunto di metallo che di plastica e non cambia praticamente nulla. E una volta asciugato il silicone, io di solito non lo lascio così pieno, di solito lascio solo un po' di silicone intorno, così quando si asciuga è molto facile farlo venire via comunque, perché tanto è abbastanza gommoso, viene via facilmente, vedete. Come dicevo, ci sono appunto, io uso queste qui a stella, però ce ne sono un'infinità di tipi, adesso vi faccio vedere qualche immagine. Questo giornalino è il Crea e Decora. Se vi interessa, hanno ricominciato l'uscita e secondo me questo è il numero 2, secondo me questo potreste ancora trovarlo in edicola, se volete appunto vedere. Ecco, dicevo. Allora, ne esistono vari tipi. Esistono quelli a pallino normali che fanno le striscioline,
Questi sono quelli che io uso io, che sono appunto quelli a stella per fare questo effetto molto, molto bello. Poi ci sono quelli più particolari, che sono quelli a fiore, quelli appunto curvati, che fanno sempre dei petali. Questi qui sono molto strani se fanno una foglia. Non so, da vedere dalla foto sembrano molto simili a quelli che uso io. In realtà non capisco bene come sono, perché non ne ho mai avuti fatti così. Poi, questi qui sono molto carini. Sono pari, però da una parte hanno appunto la zigrinatura, e questo effetto mi piace veramente tantissimo. Poi ci sono questi che sono piatti o un pochino curvati per fare questo effetto. Questi con i buchini, che io non ho mai visto sinceramente, proprio neanche nei negozi. Comunque ogni tipo di beccuccio, anche se magari vederlo vi può sembrare brutto e dite che cosa serve, questo buco è bruttissimo, in realtà tutti fanno degli effetti molto carini. E poi ovviamente vi serve una base da decorare, io uso queste scatoline, ad esempio questa è di cartoncino, oppure ci sono quelle di legno, non cambiano granché sinceramente. Io le coloro con gli acrilici e dopodiché le non so come si dice, comunque le decoro con la panna, con il decoden appunto. E dunque, se volete vi lascio nell'info box qualche tutorial che ho fatto in precedenza sul decoden, e comunque su questo canale penso che presto caricherò appunto un tutorial su come decorare una cover per cellulare. Io spero di aver detto tutto. Ah, un'altra cosa, e se volete colorare il silicone per fare appunto la panna colorata, dovete per forza avere quello acrilico. Il silicone acetico ho provato a colorarlo e l'ho buttato via. Quello acrilico invece, essendo appunto acrilico, va benissimo con i colori acrilici, quindi se voi ci mettete i colori acrilici, ce la posso fare, allora verrà appunto dei colori che voi desiderate. Ok, ora dovrei veramente aver detto tutto, spero di esservi stata utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao!